l'angolo dell'intervista, oggi in studio abbiamo il collega giornalista Raffaele Bruno, che è il segretario nazionale del Movimento Idea Sociale, nonché candidato a premier dello stesso partito per quanto riguarda la conduzione di questo governo nostro, che ci sarà, penso, ad Elezione aprile, a giugno, tra aprile-giugno. aprile e giugno, politica. Allora, Raffaele, io voglio sapere il programma che tu hai per questo tuo movimento, che ha delle radici storiche, che in effetti viene dalla grande destra, anzi l'unica vera destra, perché ormai tutti quanti dicono sono di centrodestra, però sicuramente vi posso garantire che di destra oggi conosco solo Raffaele Bruno. Gli altri che dicono che sono di centrodestra, o perlomeno fanno i sindacati di centrodestra, non hanno proprio capito niente della destra sociale. E questo ti volevo dire, il tuo programma qual è? Ma noi partiamo da radici antiche, che sono quelle del movimento sociale italiano di Giorgio Almirante e Pino Rauti, passando per quelle che sono state le esperienze, diciamo, che hanno contraddistinto e formato intere generazioni di giovani. Poi da quel maledetto congresso di Fiuggi c'è stata, diciamo, la nostra scelta di continuare con i valori, le tradizioni, i principi missini, fino ad arrivare ad oggi a queste innominate elezioni politiche che ci saranno tra la prossima primavera, che prevedono appunto uno scenario politico del tutto da riassettare e da verificare. Ad oggi gli unici due candidati premier ufficiali sono io per il Movimento Idea Sociale e Di Maio per il Movimento 5 Stelle. E io mi presento con un programma che è quello, diciamo, tradizionale del Movimento Idea Sociale, ma con prospettive ovviamente allargate a una visualità moderna, con quelli che sono i nuovi problemi della società. In primis l'identità nazionale, perché l'Italia oggi è considerata alla stregua di una Cenerentola, è un paese che si consente il lusso di avere quattro premier, quattro capi di governo, uno dietro l'altro, che non sono stati nominati da nessuno, che per inciuci di palazzo si sono visti lì a governare un paese che purtroppo va sempre di più alla deriva. E di fronte a questo noi opponiamo una presenza sociale, un modus vivendi, una filosofia di vita che esprime poi ovviamente delle tesi programmatiche precise, che vanno da un salario minimo di inserimento sociale ai giovani, meglio conosciuto come reddito di cittadinanza, come sostentamento a chi rimane appunto senza la possibilità di tirare avanti, a quello che noi riteniamo un po' un cavallo di battaglia del Movimento Idea Sociale, che è un assegno mensile alle casalinghe. Perché noi riteniamo che il lavoro che la donna svolge nelle mura domestiche debba essere riconosciuto dallo Stato come un lavoro utile a tutta la società. Se dei figli crescono serenamente, accuditi e cresciuti in una famiglia dove esiste un coordinamento, dove esistono dei principi, a goderne è Sì, l'intera sì. società. Ecco perché noi riteniamo che la donna liberamente debba scegliere se lavorare in casa, che è un proprio e vero lavoro, oppure scegliere liberamente ancora la carriera lavorativa. Questi sono due dei punti che poi, diciamo, rappresentano il biglietto da visita del mio programma, fino a scendere poi a quelli che sono i problemi atavici, come quello dell'immigrazione selvaggia e clandestina.
Segretario, l'altro candidato a premier ha iniziato, diciamo, con un botto negativo, cioè io parlo da sindacalista, una persona che dice che vuole riformare i sindacati, come ha detto la Camusso, che non è della mia idea, non ha capito niente della scuola in genere, perché le prime nozioni scolastiche, quando parla di sindacati, parlano che ognuno è libero di fare quello che voglia, sono delle figure che non sono delle figure giuridiche che nessuno ci può mettere mano, è come dire io vengo a mettere ordine nel Movimento 5 Stelle, è una cosa fatta da privati, una cosa fatta fra persone che hanno degli interessi dei comuni, quindi dire noi metteremo mano alla riforma comunque vada dei sindacati. Il vostro movimento, il tuo, che cosa prevede? Un atto d'imperio? Ma venendo cioè, a Di Maio, oltre che diciamo, aver detto che avuto 55 voti quando si è candidato, una boiata, dimostra di essere un imbecille. Spiego subito perché. Perché i sindacati sono associazioni di fatto. E come tale devono essere autogestiti da essi stessi. È un po' come la cooperazione, come le cooperative. I sindacalisti, chi sceglie di fare il sindacalista per mestiere e dedica tutta la vita a questa missione, infatti non è pagata dallo Stato, non è remunerato dalla cosa pubblica, ma è pagato invece stesso con le tessere che si fanno all'interno del sindacato. È una scelta di libertà e il sindacato di per sé rappresenta nella giurisprudenza, ma anche nel contesto, diciamo, della vita politica di un paese, l'espressione quanto più libera, quanto più autonoma, quanto più efficace, laddove è ovviamente gestito con onestà, con imparzialità e con cognizione di causa. Segretario, qualche punto a favore del lavoro, per, diciamo, veramente per aiutare i giovani, ma principalmente aiutarli non soltanto di inserirli nel mondo del lavoro, di fare in modo che chi ha studiato 4 anni, 5 anni con la laurea, non è che dopo deve dare 70-80 mila euro per riscattare la laurea. Ci sta qualche cosa nel tuo programma che può andare incontro almeno a fare dei contributi figurativi per questi? Certamente, ma noi è una battaglia fondamentale, quella della lotta senza quartiere a quello che io ritengo sia un lavoro oramai diventato schiavistico. I giovani, io conosco giovani che lavorano presso organizzazione più o meno non meglio identificata, anche 3-4 ore a settimana. Mi diceva un giovane che ho incontrato proprio la settimana scorsa che ha 30 anni, laureato, e vorrebbe mettere su una famiglia, che con questo tipo di lavoro praticamente non potrà mai mettere al mondo dei figli, non potrà mai formare una coppia. Allora noi dobbiamo mirare a dare dei lavori indeterminati, come lo è sempre stato. Tutti questi lavori, co-co-co, part-time, interinali, rappresentano una forma di lavoro schiavistico che rende l'uomo alla stregua di uno schiavo e che non può essere assolutamente tenuto in buon conto. Io ho notato che qualunque partito non ha mai previsto un piano di edilizia popolare, come faceva il grande Mussolini, che prevedeva uno stanziamento di fondi per l'edilizia privata a livello proprio di cooperative, cioè non nascono più quei fondi per aiutare le famiglie ad avere una casa decente a spese dello Stato pagando un mutuo. Ci sta nel tuo programma qualcosa del genere? Sì, noi stiamo approntando l'idea sociale, vero? Certo, un programma sociale elaborato che preveda anche per le giovani coppie degli aiuti.
ma 70 anni di democrazia sono stati capaci soltanto di costruire dei veri e propri ghetti. Vedete i rioni Incis, le 167? Si tratta di ghetti dove hanno sistemato tutti insieme tutti i poveri possibili. Perché l'idea sociologica della sinistra è quella che chi è povero debba vivere tra i poveri e diventare sempre più povero, e chi è ricco diventare Una sempre più forbice ricco. allargata al massimo. Invece bisogna avere una concezione diametralmente opposta. Bisogna dare la possibilità a chi vuole costruire autonomamente, in senso sociale, la possibilità di fare tante case popolari che poi siano date a un prezzo, diciamo, minimale, oppure gestite come forma privata per abitarci chi ne ha bisogno. Invece le case le danno esclusivamente ai Una clandestini. domanda così a volo, non concordata. Oggi il movimento Idea Sociale, in quale spazio dell'arco costituzionale si pone? Ma io non mi pongo in nessun Cioè, come, spazio. perché tutti quanti ci Se si è messo a ci si centro, ci mette si è a centro, io non mi andati a destra. metto da nessuna parte. Noi siamo né di destra né di sinistra, ma in questa battaglia siamo Porto col di valori. popolo, per il popolo. Noi presentiamo liste in quante più regioni sia possibile con un nostro programma e con un nostro candidato premier, che è quello che interpreta la volontà politica, è un programma che viene dalla gente. Noi faremo in tutta Italia alcuni gazebo dove prenderemo spunto da quello che ci verrà portato, diciamo, come patrimonio da parte della gente per fare non l'elenco della lavandaia dei problemi, ma dare ad ogni problema una risposta. E abbiamo tante frecce al nostro arco, perché abbiamo le carte in regola nel dare anche una risposta. Per esempio, qualcuno mi dice giustamente è facile dire diamo un salario minimo ai giovani, diamo un assegno mensile alle casalinghe, ma i soldi dove si prendono in un momento di crisi? Anche a questo noi abbiamo una proposta che facciamo in questo programma, e cioè che sia destinato il 5% di quello che lo Stato incassa come Enalotto, Bancolotto, slot machine, gratta e vinci, solo questo basterebbe a finanziare questi due grossi progetti sociali e avanzerebbero altri soldi da destinare ad altri settori. Ecco la risposta a problemi concreti con fatti e non con chiacchiere. L'elezione in Germania e l'elezione in Francia hanno fatto sì che la destra ha acquisito credibilità in Europa. Pensi che può trascinare il movimento Idea Sociale in avanti? Io spero di sì, anche perché è un ciclone oramai. Loro, i finti democratici, bollano questo voto di protesta, che poi è un voto di consapevolezza, come un voto pericoloso dei fascisti. C'è qualcuno addirittura come un deputato fiano del Partito Democratico che vuole praticamente mettere sotto accusa chiunque abbia uno spillino del Lo fascismo o una bottiglia di vino con la figura del Duce. Siamo veramente a cose ridicole. Mentre il presidente della Camera, che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani, come la Boldrini, addirittura propone di cancellare tutti gli stemmi fascisti dai monumenti. Io dicevo, osservavo l'altro giorno, che se in un attimo scomparisse dall'Italia tutto quello che ha costruito il fascismo, rimarrebbero solo i ghetti che loro sono stati capaci di costruire, la 167, eccetera, eccetera. Ma basterà Perché il sto fascismo ha costruito in quei 15 anni, perché 5 sono state di guerra, a parte le riforme sociali che sono ancora in vita e sono insostituibili, ma tanto di quel bel po' di strutture
che senza le quali l'Italia non sarebbe più alcunché. Le bonifiche di Latino, Viterbo, basterebbe citare le bonifiche, Littoria, che oggi è Latina, interi quartieri napoletani, che tutte quelle dei quantiai nuovi, la posta centrale, la mostra d'oltremare, l'Eur a Roma, e potrei continuare per ore ed ore. E quindi, tornando al discorso elettivo, pensi che il movimento Idea Sociale può raggiungere il 3% da solo? Ma io dobbiamo innanzitutto vedere che tipo di legge elettorale faranno e se la faranno. Ma se rimanesse questa legge elettorale, che è quasi interamente proporzionale, oggi col vento di destra che spira in tutta Europa, io penso che portare una pattuglia di deputati e senatori, come sta avvenendo un po' in tutta Europa, è un dato possibile, che richiede ovviamente un impegno e una mobilitazione concreta, che parte dalla presentazione delle liste in quante più regioni sia possibile, fino alla mobilitazione di tanti giovani, di tante famiglie, di tanti professionisti, operai e casalinghe, che non si arrendono a questa Italia ormai alla deriva, ma che vogliono creare un'alternativa concreta, globale a questo sistema, che ormai rappresenta un po', come dicevo, la Cenerentola nel mondo. L'Italia ha avuto passati veramente fasti, movimenti grandi che hanno interpretato quel ciclone politico e storico che poi ha dato nativi a tanti grandi uomini. Noi vogliamo riportare la politica al centro della moralità, l'onestà, i principi come valori fondanti, e vogliamo fare una grande battaglia politica senza soldi, senza caste o presunti comitati d'affari, dai quali noi rimaniamo distanti e distanti fino all'inverosimile, ma con le nostre idee, con i nostri valori, con i nostri programmi, per rappresentare un'alternativa valida per il popolo d'Italia, per la gente che non ne può più. Io ti ringrazio di questo intervento che hai fatto. Quando diventerai Premier, la prima cosa che devi fare, gli alberghi a 5 stelle le devi togliere, perché 5 stelle rappresentano un partito politico. Quindi, va bene, impegno preso. Alla Di Maio. Grazie. Dai, alla prossima. Allora,